Parto col dire che questo era un video che volevo registrare già da diverse settimane, perché è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, anche perché comunque lo vivo da esterno. Vero, sono romanista, ma per quei pochi che non lo sanno, non sono di Roma. Quindi guardo al di fuori della città, la rivalità che c'è tra romanisti e laziali. Vedo dei comportamenti di una parte e dei comportamenti dell'altra che mi mandano abbastanza i nervi a fior di pelle. Io sono sempre stata una persona abbastanza permalosa, lo dico fin da subito. Non sono uno di quelli che sta allo scherzo per troppo tempo, come si suol dire, il gioco è bello quando dura poco. Però cerco sempre un po' di capire che si parla di calcio, quindi non voglio con questo video pretendere che non ci possano essere discussioni tra due tifoserie. A livello chiaramente verbale, che non si possa sfottere un po' gli altri quando perdono una partita o magari lo stesso derby. Assolutamente no, io credo che comunque lo sfottò sano serva comunque a dare quel pepe in più, diciamo, a questo sport. In alcuni casi, però, io credo che si vada un pochino oltre, da una parte e dall'altra, alimentando, diciamo, un ambiente pieno d'odio che diventa anche un po' eccessivo se consideriamo che questo è un semplice sport. Io da un po' di mesi ho ricominciato a utilizzare spesso il mio profilo Twitter, mi lascio come sempre il link in descrizione, non è che metto 10 tweet al giorno, ma comunque ogni tanto posto qualcosa e ho avuto modo comunque di analizzare questo social e vedere un po' il Roma Twitter e la Lazio Twitter, diciamo. Comunque guardando un pochino le varie opinioni dei tifosi quando l'altra squadra perde o succede qualcosa di particolarmente rilevante. E vi giuro, ho rivalutato molto questo social in negativo, perché è vero che anche da YouTube noi influencer abbiamo capito che le persone appena hanno qualcosa che gli passa per la testa lo sparano subito come commento perché sanno che non è che io posso ri ritornare a loro o fare qualcosa di particolarmente pesante nei loro confronti. Però Twitter, diciamo che sotto questo punto di vista dà ancora di più la possibilità alle persone di scrivere cose di questo tipo, anche perché è l'unico modo per comunicare in quel social. Sì, si possono mettere video, immagini e tutto quanto, ma non è che io posso fare una recensione e metterla lì, per intenderci, comunque non è il social adatto. E questo social, insieme a tanti altri, ha alimentato tanti luoghi comuni da una parte e dall'altra che voglio sfatare un po' insieme a voi. Voglio veramente analizzarli, ne ho scelti due dei laziali, due dei romanisti e uno che riguarda in qualche modo entrambi, spiegandovi perché secondo me in realtà si parla e si dicono un mucchio di cazzate. Mi sono giocato la monetizzazione in questo caso, però per, come si dice, dare rilevanza a questi argomenti, voglio usare ogni tanto qualche parola forte. Vi invito come sempre di prima di cominciare a lasciare un mi piace per supportarmi, un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella e se volete seguirmi su tutti gli altri miei profili social, vi lascio il link come sempre qua sotto in descrizione. Detto questo, proprio perché non voglio farvi pensare che faccio questo video per dare un favore ai romanisti più che ai laziali, parto da un luogo comune che i romanisti dicono rivolgendosi ai laziali: la Lazio non ha tifosi. Questa comunque è la frase che circola spesso quando magari ci sono partite in cui la Lazio non porta allo Stadio Olimpico un gran numero di spettatori. Io vi dico la sincera verità. Per quanto sono convinto che comunque, e lo dicono i fatti chiaramente, la Lazio magari porta meno gente allo stadio numericamente parlando, non vuol dire che non abbia tifosi. Nel senso che, ripeto, parliamo sempre di sfottò, quindi non è che devo stare a puntualizzare su tutto, però è innegabile che quest'anno, o comunque negli ultimi mesi, l'affluenza dei tifosi della Lazio allo stadio sia aumentata in maniera importante. Non magari da fare 20 sold out di fila, però se andiamo a vedere comunque ci sono state alcune partite da 45.000-50.000 spettatori o poco più, che non sono poco. Non sono assolutamente poco, quindi io non capisco perché ogni volta si va a puntare su questa cosa che i laziali non hanno tifosi. Magari numericamente parlando sono meno e siamo d'accordo, ma non per questo bisogna far finta di niente quando effettivamente portano allo stadio un gran numero di persone. Vedo sempre quei post del tipo riprendono solo una parte, non riprendono tutta. Sì, potrebbe essere che qualche parte dello stadio non sia piena, però questo non vuol dire che non riescano a portare una discreta affluenza allo stadio in generale a supportare i propri colori. Questo è uno dei primi luoghi comuni che sinceramente non capisco. Ripeto, lo sfottò fa parte del calcio, però a una certa diventa anche un po' ridondante e pesante.
Rispondo con una, diciamo, accusa dei laziali nei confronti dei romanisti, questa la più pesante e fastidiosa del mondo: la Roma fa i sold out con gli influencer e regalando i biglietti. Queste sono due delle più grandi puttanate che si possono dire veramente per quanto riguarda i sold out della Roma. Prima cosa, gli influencer indubbiamente ci stanno, io stesso magari vado allo stadio, non sarò uno tra i più famosi, ma comunque ci sono. Ma cosa vuol dire? Voi volete prendere una piccola parte di 65.000 persone per dire che solo loro vengono ad assistere a questi colori? Oppure regalando i biglietti, ma voi vi informate effettivamente su quanto costano i biglietti della Roma? La Roma come società intelligentemente ha creato dei pacchi per permettere comunque ai tifosi di andare a vedere la propria squadra senza spese eccessive, chiaramente se ne hanno la possibilità. Che ne so, magari io c'era un pacco Inter-Salernitana, con 70 euro potevo avere due ingressi ai distinti. Non è che con 30 euro mi vedevo due partite in tribuna a Montemario. Andate a vedere i prezzi della partita contro il Feyenoord, di quella contro il Milan sabato, ma anche partite normali di campionato. La Roma non regala una ceppa di niente. Io capisco che magari per alcuni di loro è una sorta di risposta a chi magari accusa gli stessi laziali di non essere nessuno. Quindi è un po' come si dice, un cane che si morde la coda. Però... se da un lato io sono d'accordo sul fatto che i laziali comunque ci sono allo stadio ed è innegabile, dire che la Roma fa sold out e parliamo di 60.000 e più persone solo perché ci sono gli influencer e solo perché regalano i biglietti, quando la stessa Lazio comunque quest'anno ha fatto delle... per delle partite comunque ha messo dei biglietti che costavano meno rispetto al solito, mi sembra veramente una cazzata. Poi io non ci vedo nulla di male. Se una società lavora per incentivare il pubblico ad andare a vedere la propria squadra, tanto meglio. Cioè, parliamo comunque di una squadra che deve guadagnare da questi ingressi, quindi che faccia degli sconti per delle partite insieme non vuol dire che regala i biglietti, anche perché adesso non so come funziona, però non è che se una squadra fa pagare o meno un biglietto a ai tifosi, che non è vero, ripeto, allora loro sono obbligati ad andarci, nel senso che andare allo stadio comunque costa di benzina, costa di fatica, costa di tempo, spesso anche di rabbia soprattutto. Quindi dare per scontato appunto che la Roma fa i sold out solo in questo modo mi sembra una grande puttanata. Si può benissimo dire che i laziali portano meno tifosi, ma ne portano comunque tanti, e che la Roma negli ultimi mesi sta facendo un qualcosa di importante per incentivare i tifosi ad andare a vedere la partita allo stadio e in generale creare una bella cornice di pubblico. So che qua potrei stare a parlarne per 100 ore, però ci sono altri luoghi comuni che voglio affrontare e quindi passiamo oltre. Luogo comune dei tifosi della Roma, o diciamo che anche tifosi un po' di tutta Italia, ma prendo quelli da Roma: i laziali sono tutti fascisti. Spero che questa parola non venga segnalata, ma vabbè, tanto alla fine quanto guadagnerò mai da questo video. Anche questo è uno dei luoghi più comuni, più assurdi che ci possa essere. Cioè, qua non dico che all'interno della tifoseria laziale non ci possa essere una rappresentazione, come si dice, una parte anche discreta di fascisti, ma uno ci sono sicuramente anche nella tifoseria della Roma. Non è che possiamo dare per scontato che i tifosi della Roma sono tutti buoni e loro no, però al tempo stesso non si può appunto fare di tutta l'erba un fascio, far ridere dire così, però cioè è assurdo pensare che solo un tifoso, solo perché magari tifa Lazio, è fascista di principio. Non è che può essere semplicemente un tifoso che supporta questi colori perché magari glielo ha inculcato il nonno, il padre o chi per loro. Non può essere un tifoso normale. Questo purtroppo succede spesso e volentieri con altre tifoserie, ma lo dico adesso per quanto riguarda la Lazio. Dopo il caso Ciro Esposito, i romanisti erano tutti assassini. Dopo questo e quell'altro, cioè prendere un episodio in sé o comunque prendere anche una parte di una tifoseria per fare in modo che tutti siano uguali è un'assurdità. Cioè bisogna essere più equilibrati e capire che una persona va giudicata per quello che è e non per la sua per il suo tifo. Poi che nella tifoseria ci sia una rappresentanza di questo tipo, io credo che si sappia, credo che si capisca, ma non è scontato che se esiste allora sono tutti quanti così e magari l'altra parte della tifoseria apprezza quello che fanno. Spero che appunto questo discorso sia chiaro. Poi ci tengo anche ad aprire e chiudere una parentesi per quanto riguarda il discorso di sold out con influencer e regalando i biglietti. Qua lo dico anche comunque riferendomi a un discorso per il quale secondo alcuni laziali
i romanisti sono tutti così, cioè influencer e con i biglietti regalati, invece i laziali sono tutti decore. Cioè, come in alcuni, nella tifoseria romanista ci sono degli esponenti che non è bene prendere in considerazione o da esempio, stessa cosa vale per i laziali. Fare di tutta l'erba un fascio da una parte e dall'altra è la cosa più sbagliata che si possa fare. Prendiamo il secondo luogo comune dei laziali nei confronti dei romanisti. I romanisti cantano solo durante l'inno. Ecco, allora, io vi ho fatto vedere durante la partita contro il Feyenoord quello che è successo. È vero che parliamo di una partita speciale, ma era comunque un quarto di finale di Europa League, non di Champions League. Io dopo 5 minuti ho avuto i brividi perché per un semplice calcio d'angolo ho visto tutto lo stadio implodere come se avessimo segnato in finale di Champions League. E non credo che sia la prima volta che succeda una cosa di questo tipo. Poi, per carità, di 20 e più sold out che abbiamo fatto consecutivi fino a questo momento, ci sarà stata sicuramente qualche occasione in cui i tifosi magari hanno inneggiato all'inizio come sempre, poi magari non hanno urlato così tanto durante la partita, forse anche perché magari quello che vedevano sul campo non era uno spettacolo indimenticabile, quindi hanno preferito non urlare, cosa che io comunque non approvo, perché per me se tu vai allo stadio devi incitare se riesci fino alla fine, dal primo all'ultimo minuto, ma non vuol dire con questo che la Roma sta sempre in silenzio, che i tifosi non cantano mai e non dicono nulla. Andateci allo stadio, non sentite un video da YouTube o un video degli highlights di una partita, andate allo stadio. So che non è che se siete laziali dovete andare a vedere la Roma, mi sembra una cosa assurda, però se volete dare questa conferma andate allo stadio e poi parlatene. Se è successo ogni tanto, per carità, non lo metto in dubbio, ma da qui a dire che i tifosi della Roma stanno sempre zitti mi sembra veramente un'altra grandissima puttanata. E in ultimo prendo un luogo comune, diciamo, da una parte e dall'altra, che diciamo hanno tutte e due le tifoserie in comune. Mourinho o Sarri sono solo dei buffoni e non capiscono niente. Questa è un'altra puttanata gigantesca che purtroppo molti tifosi dicono semplicemente perché allenatore in questione, ma Mourinho o Sarri, allena l'altra squadra. Cioè qua purtroppo molti guardano le cose con la benda davanti agli occhi, cioè è impossibile cercare di essere un pochino sportivi sotto questo punto di vista. Cioè io, romanista, non posso dire che Mourinho lo apprezzo per diverse cose, ma che apprezzo anche Sarri e lo considero uno dei migliori allenatori in Italia. Non si può. Cioè il tuo allenatore è una divinità. E lo dico anche parlando dei laziali che trattano Sarri in un modo e Mourinho in un altro. L'altro allenatore, perché allenatore dell'altra squadra, è un coglione. Questa è la cosa assurda. Poi, ripeto, se andiamo a vedere gli aspetti di incoerenza non ne finiamo più, per carità. Però il fatto che non si riesce a essere sportivi con questo tipo di figure è ridicolo. Cioè sì, leggo i soliti commenti su Sarri, caccolone qui, caccolone là. Per carità, ripeto, lo sfottò ci può anche stare, ma da qui a non guardare in faccia la realtà, e cioè che Mourinho con la Roma sta facendo comunque finora un buon lavoro, non eccezionale, ma comunque buono, e che Sarri, con il materiale che ha a disposizione, sta facendo grandi cose, almeno a livello di campionato, mi sembra un'assurdità. Bisogna sempre guardare i difetti dell'altro come se per forza uno fosse cioccolato e l'altro fosse merda. Cioè, bisogna essere un pochino coerenti, cioè, io lo dico in maniera del tutto tranquilla, io non farei un cambio. Ero contentissimo quando si parlava di Sarri alla Roma e non mi tiro indietro, poi avrò fatto sicuramente qualche video a riguardo, quindi potete confermarlo, io ero contentissimo della voce che parlava di Sarri alla Roma, sono contento di avere Mourinho, non farei un cambio in questo momento, sicuramente i laziali potranno dire la stessa cosa, ma non per questo vado a denigrare l'altra figura perché è allenatore della Lazio. Io, per quanto lui sia della Lazio, io lo apprezzo moltissimo per il gioco che fa esprimere alla squadra, per le sue capacità tecniche, per come riesce a inculcare nei giocatori una mentalità importante. Cioè poi, questo è un discorso che vale anche per quanto riguarda i giocatori stessi, nel senso, per quanto riguarda la Lazio, io apprezzo moltissimo Zaccagni, lo apprezzo tantissimo come giocatore tecnicamente, come uomo. Non ho un odio particolare per nessuno di loro, magari ho un'antipatia particolare per gente come Radu, che comunque chiaramente sono esponenti importanti della Lazio, ma per dire Milinkovic mi sa un ottimo giocatore e non mi sta antipatico. Luis Alberto magari un pochino di più, però niente di che. Pedro sì, magari, ma anche se, ripeto, ha una questione di rivalsa per motivi precedenti, cioè il fatto che la Roma lo ha sbolognato manco fosse uno Shomurodov qualunque. Quindi io non ho un odio particolare per nessuno. Detto ciò, bisogna anche essere poco coerenti e dire che
uno è un ottimo allenatore, e cioè Sarri, ma Mourinho non è un coglione. Cioè loro stanno trattando Mourinho come se fosse l'ultimo scarpone, quando in realtà è un allenatore che ha vinto tantissimo, e più della storia della Roma e della Lazio messe insieme. Cioè io non so se Roma e Lazio insieme fanno 26 trofei, probabilmente sì, però siamo lì. E la scusa che allenava solo squadre forti veramente non regge. Cioè, è veramente un'altra stronzata apocalittica. Non voglio stare qui però ad entrare troppo nel discorso, perché sennò veramente non ne finiamo più. Detto questo, ragazzi, allora vi invito a scrivermi nei commenti cosa ne pensate di questa situazione. Se secondo voi, appunto, è giusto quello che dico, oppure se secondo voi bisogna semplicemente dirsi queste cose perché fa parte del calcio, eccetera, eccetera. Spero di essere stato chiaro, e comunque mi raccomando, qualsiasi cosa mi volete scrivere, non solo per quanto riguarda me, ma in generale, se volete dire la vostra opinione, cercate di stare tranquilli, perché è l'obiettivo che io voglio portare avanti tramite video di questo tipo. Non togliere lo sfottò, ma un po' di luoghi comuni che secondo me stanno diventando abbastanza fastidiosi. Un saluto a tutti, sempre Forza Roma, e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi!